alcuni pensano che faccia il divulgatore, no? A me l'idea del divulgatore non mi piace mica tanto, perché quando vedo loro mica li penso come volgo, cioè sono mica dei volgari, sono signori molto fini di testa che stanno qua, se no starebbero altrove. Allora, quelli che si interessano alle nostre argomentazioni non li possiamo chiamare dei soggetti di divulgazione. Devo dire, è tutta un'altra la questione che affrontiamo, cioè questo è un tentativo oggi di fare ricerca critica o di fare saggistica, non attraverso i mezzi tradizionali che hanno, quando sono fortunati, 300 lettori, arrivano a 3.000 se diventano, se uno riesce a imporli anche come testi universitari, no? Ma altrimenti non li hanno. Ma usando degli altri linguaggi possibili per la divulgazione, che sono il libro illustrato, sono l'avventura televisiva, che possono essere tanti percorsi, un giorno saranno anche delle chiavi di accesso pre-intelligenti per il sistema di internet. Non c'è niente di più punitivo della visita a un museo. Onestamente. Cioè io spesso per motivi di lavoro mi trovo non so, in quelli di successo, agli Uffizi, dal mattino alle 7 alla sera, cioè prima che arrivino le prime orde fino al momento nel quale escono le ultime vittime. E vedo arrivare al mattino già presto questi giapponesi in fila che vengono spostati nei corridoi dove non guardano nulla, poi li portano davanti alla primavera di Botticelli e la guardano un po' come si potrebbe guardare un'ostrica attraverso il suo sugo, perché è dietro un vetro di 3 cm. Ancora lì ci riescono, ma gli stessi disperati, noi abbiamo fatto delle riprese pirata anni fa per divertimento al Louvre, vedendo queste centinaia di braccia alzate, mani in alto, tutti col telefonino, che fanno da lontano una fotografia ad un vetro di 6 centimetri verde dietro il quale si nasconde la Gioconda. Nessuno la vede la Gioconda, non la guarda neanche, però hanno portato a casa, hanno sparato la Gioconda, cioè è una cosa che assomiglia più alla caccia. Che hanno sparato la Gioconda e se ne vanno. Poi di solito tornano e di fronte hanno le nozze di Cana e non le guardano neanche, perché hanno sparato la Gioconda, che era lo scopo del viaggio. Che rapporto abbiamo noi oggi con il nostro passato culturale, di tipo puramente consumistico, di tipo da cacciatore, l'attacca, ho sparato anche il bufalo polacco, adesso mi manca la pernice spagnola, no? E quindi vado a fare il prossimo giro di caccia. Oppure abbiamo delle altre ipotesi. Allora, quello che il nostro gioco è quello di tentare le altre ipotesi. Questi libri vanno un po' in quella direzione lì, cioè ti offro delle chiavi di accesso verso un'altra dimensione. E il prossimo sto proprio tentando di capire come non finire in galera, perché poi arriva sempre uno che dice no, i diritti. Ma siccome i diritti sono totalmente liberi su internet, però appena uno li usa lo menano. Non so ancora, quindi adesso stiamo chiedendo a 44 avvocati messi insieme come si fa a non essere picchiati. Ma se riusciamo a non farci picchiare, il prossimo tentativo è proprio di questo genere, cioè un libro che vi offre la possibilità di uscire dal libro e entrare nella cornucopia a prendere i pezzettini. Beh, come si fa a pensare alla pittura degli anni 30 senza aver sentito la musica di Penderecki? Chi di voi ha mai sentito Penderecki qua dentro? Lui perché fa il violinista. Per motivi professionali, no? Ma per tutti voi altri sarebbe fondamentale. Cioè, guardare alla formidabile, lì dove mi sto arenando nel prossimo libro, perché non so, mi sono perso alla fine. Poi ci vuole un po' di mesi in più per mettere ordine in una testa confusa, poi io ce l'ho già confusa di mio. Ma riparto dall'analisi per capire l'Europa. Infatti sto facendo questo libro sul secolo brevissimo, che probabilmente inizierà con l'illuminazione della Tour Eiffel e si conclude con l'illuminazione di Hiroshima, con la bomba atomica, no? Dicendo fra questo sogno della modernità e l'ansia della modernità sono passati 60 anni, però in quei 60 anni lì avviene veramente una mutazione della coscienza mondiale. Allora, in quel periodo lì non si può non tener conto della musica, non si può non tener conto dell'arrivo di altre cose rispetto al mondo visivo. E queste cose tutte insieme
fanno la storia. Io sono dipendente statale, no? Il mio mestiere vero faccio, io sono dipendente statale perché faccio l'ordinario ad architettura. Allora, però ho vinto la cattedra senza aver fatto l'architetto, perché sono un deviato, cioè sono un ex bocconiano, che è la cosa peggiore che si possa essere, ma peggio ancora, sono un bocconiano non laureato. In un paese dove tutti confessano le lauree che non hanno, io pubblicamente dichiaro quella che non ho, no? Ma vi devo anche spiegare perché. C'è una gag vera dietro questa storia qua. Io sono di quelli del 68, una roba molto vecchia, ormai sono tutti i miei compagni, siamo tutti ormai in pensione, no? Ma noi allora andavamo a studiare l'economia non per laurearci, ma per capire il capitale di Karl Marx. Nessuno di noi l'ha capito. Siamo arrivati alla conclusione che non l'avesse capito neanche Karl Marx. Ma comunque eravamo carichi di buona volontà, volevamo capire tutto sul plusvalore, sulla plusvalenza, sugli aggregati, sui sistemi sindacali, sulla crescita della ricchezza, capire se Ricardo e Smith avevano ragione perché erano fisiocratici. Tutte queste robe qua avevamo per la testa, una serie di bufale inutili. Però questa roba ci spingeva allora a studiare, e i più energici ovviamente poi non si laureavano perché non ci si doveva sottoporre alla repressione del senato accademico. Erano tutte bufale, però è andata così. Allora, io sono un non laureato perché ho vinto il concorso di cattedra, perché per avere la cattedra non è necessario avere la laurea. Tutti voi potete fare il concorso di cattedra, anche i laureati, ma lo si fa di solito in base ai testi pubblicati e così via. E io ho avuto la faccia di tolla di portare i testi televisivi come testi per il concorso di cattedra. È stato molto bello perché non era una roba... molti di voi avete fatto i concorsi, no? Ci sono tutte le altre università che guardano dentro, perché di solito è fatto con cinque facoltà. E però fu accettato. Allora, questo vuol dire che stiamo cambiando meccanismi della comunicazione, e che si potrebbe immaginare, per esempio, che la televisione non sia solo quella roba che è, potrebbe anche essere un'altra cosa. Non lo sanno a Roma, nessuno gliel'ha ancora detto, no. Poi questo nuovo amministratore delegato viene dalla Fiat, questo si chiama Gubitosi, che sembra un po' una malattia, no? Come alla Rai gli è venuta la gubitosi, cioè l'alitosi, cioè una malattia. Loro non lo sanno, ma un giorno o l'altro forse lo scopriranno.